E ora che combini? Per fortuna hai ricevuto il mio gufo. Non facciamoci vedere né sentire. Natti, che succede? Perché mi hai dato appuntamento qui? Come promesso, ho fatto qualche indagine per scoprire cosa sta tramando Harlow. L'ho seguito fino alla testa di porco. Ho notato che stava leggendo una lettera. Non ho potuto vederne il contenuto, ma portava la firma e il sigillo di Victor Rookwood. E poi c'è un'altra cosa. Ho sentito Harlow parlare di te con i suoi compari. Che ti abbiano scambiato per qualcun altro? No. Rookwood e Harlow vogliono catturare proprio me. Perché mi hai mentito? E cosa vorranno mai da uno studente di Hogwarts? Il professor Fig mi ha detto di non parlarne, ma so di potermi fidare di te. Rookwood e Harlow vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. Non... Ma che significa? Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora... Ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi, anzi, per tutti. Dobbiamo trovare il modo di fermarli. Per sempre. Quella lettera è la prova tangibile che serve all'agente Singer. Per questo ho seguito Harlow fin qui e ti ho scritto. Ho bisogno che mi aiuti a recuperarla. Non possiamo scavalcare l'agente Singer e andare direttamente al ministero. Credi che ascolterebbero degli studenti? Solo l'agente Singer può aprire un'indagine. Il ministero viene in seconda battuta. Sei molto determinata a fermare Rookwood e Harlow. Perché? Ho conosciuto degli uomini così in Uganda. So cosa può accadere se non li si ferma. È una lunga storia. Prometto di raccontartela quando avremo più tempo. Per ora, pensiamo alla nostra missione. Ti aiuterò a trovare la lettera, Natti. Mi fa piacere. Per prima cosa, dobbiamo entrare nel mastio. Io controllo l'ingresso principale. Tu cerca un altro passaggio. Non vedo guardie, ma dobbiamo comunque cercare di far più piano possibile. Dopotutto, Harlow è qui. Revelio! Chissà cosa serve. Cappuccio! Lebioso! Revelio! Revelio! Devo entrare nella guardiola e aprire l'ingresso, così Natti potrà finalmente entrare. Revelio! Da qui non si passa. Deve esserci un altro modo per entrare. Vigardium Leviosa! Forse questo serve ad aprire l'ingresso. Defuzzo! Revelio! Ha
Defuso! Sapevo che ce l'avresti fatta. Andiamo, alla porta ci penso io. Ecco il mastio. Scommetto che Harlow e la lettera sono lì dentro. Dovremmo fare molta attenzione quando... Riesco a sentirli. Trattenete quell'animale! Alla forte! Conosci quell'ippogrifo? Riportate sul tetto quella bestia ora! Va bene, nuovo piano. Io prendo le prove e tu liberi l'ippogrifo. D'accordo? È la nostra occasione, forza! Ah! Dannazione! Deve esserci un altro modo per raggiungere il tetto da qualche parte. Revelio! Spero che Natty non finisca nei guai. Vingato! Revelio! Non proprio il posto più sicuro in cui intrufolarsi. Accio! Conflitto! Expelliarmus! Revelio! Spero che Natty se la stia passando meglio. Revelio! A casa in una bella scatola di legno. Nervioso! Adesso lo svegliamo! Incendio! Adesso lo svegliamo! Incendio!
Revelio! Allo, Mora! Revelio! Revelio! Arresto voluto! Defuso! Alla forte! È tutto a posto. Sta tranquilla. Eccoti! Muoviti! Quello è l'espresso per Hogwarts. Sarà di ritorno da una corsa fuori programma. Chissà se al castello riescono a vederci! È stato fantastico, non trovi? Fino alla fine ho dubitato di uscirne in vita. Non c'era motivo di preoccuparsi. Avevo tutto sotto controllo. Sei riuscita a trovare la lettera? Povero Harlow, gliel'ho sfilata da sotto il naso. Non mi aspettavo che ci avrebbe lanciato contro la maledizione mortale. È un tipo vendicativo. Stai in guardia. Certamente. Cosa diceva la lettera? Che Rookwood sta cercando una fenice. Non so proprio dove la troverà. E ordinava ad Harlow di ispezionare quel castello per i bracconieri. È abbastanza per far incriminare Harlow. Porterò la lettera all'agente Singer. Dovrà per forza intervenire quando la vedrà. Ma ora dimmi, dove hai conosciuto questi ippogrifi? Conoscevo solo alla forte. Me l'ha presentata Poppy. Poppy Sweeting conosce un ippogrifo? Ma sì, di cosa mi meraviglio? Per Poppy sarà un sollievo sapere che è alla forte e al sicuro. Ho chiesto aiuto alla persona giusta. Mia madre sarà preoccupata. Devo andare. Passa appena puoi, avrò tante cose da raccontarti.
chicca alla stanza delle necessità quando hai un momento. Mi ha detto che ha qualcosa da dirti. Tic avrebbe bisogno di parlarti quando hai un momento. Ciao, Tic. La professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi del telaio. Ah, salve, sì. A proposito, Tic ha pensato che... La stanza pare ritenere che ti serva più spazio per i tuoi animali. Come diceva Tic, Tic ha avuto un'idea. Tic sa come collaudare il capo di abbigliamento che hai migliorato con il telaio incantato. È come aiutare un vecchio amico. Cosa intendi? Un elfo domestico di nome Tobbs recupera succo di sanguisuga per il suo padrone in una caverna vicino a Hogwarts. Il padrone di Tobbs non gli permette di uscire dalla caverna. Tic sa che è infestata dai ragni. È terribile. Lo è. Tic non ha notizie del suo amico già da un po'. Visto che il capo che hai intessuto col telaio ha un incantesimo che potrebbe essere utile, forse puoi provarlo mentre fai visita a Tobbs. Capisco. Lascia che ci pensi io, Tic. Troverò Tobbs. Oh, grazie. Ti prego, fai sapere presto a Tic come sta il suo vecchio amico. Incendio! Revelio! Lumos! Incendio! Il padrone di Tobbs è orribile. Tobbs! Tobbs! Mi manda Tic! Ci sei? Lumos! Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Revelio!
Tobbs è stato qui tempo fa. Deve essersi addentrato nella grotta. Rebellion! Incendio! Accio! Arresto momento, rispettiamoci! Incendio! È durata fin troppo questa battaglia. Revelio! Vedo davvero male. Incendio!
incendio! L'elfo domestico sia Tobbs. Povero Tobbs, lasciato qui da solo coi ragni. Reveglio! Ho già visto quel tavolo. A quanto pare sono tornato all'ingresso della caverna. Tick, sono stato alla grotta. Splendido! Tick spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tick, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo! Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs furono separati. A Tick è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tick è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico e prenderà lui con la morte nel cuore. Tick, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Grazie, sei molto gentile. Tick vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace.